Allora, io prima discuto l'impedenza in alcuni sistemi oscillanti meccanici e assieme all'impedenza discuto la risonanza, che mi serve poi per discutere i circuiti risonanti, dove poi significa tra un'ora e due, per discutere i circuiti risonanti in elettronica. Allora, nel programma finale d'esame, tanto l'impedenza quanto la risonanza non sono richieste per la situazione meccanica. Tuttavia è anche vero che nella situazione meccanica vengono spiegati alcuni concetti che poi uno deve aver chiari in testa se vuole riferire civilmente la situazione elettrica. Se non è facile, mentre parla della risonanza elettrica, dica delle grosse sciocchezze. Uno se ne accorge e gli va a fare delle domande che lui è costretto a spiegare con l'elettricità, non con la meccanica. Quindi non c'è nessuna esigenza di studiarla la parte sull'impedenza, risonanza e meccanica, ma capirla sarebbe il caso. Dopo che uno l'ha capita, la può buttare via. Fino ad arrivare a capirla sarebbe meglio farlo. Alla fine del programma esame, però, i concetti poi contano applicati ai circuiti oscillanti LC e applicati a una serie di altre cose. Allora, dunque, il sistema meccanico che considero è l'oscillatore armonico. E quindi può essere, immaginatelo, un sistema massa molla, questo è un muro, questa è la molla, questa fa oscillare avanti e indietro, oppure può essere un pendolo. In tutti e due i casi l'oscillazione viene descritta da un'equazione, equazione che è di tipo, ovviamente si parte da m derivata seconda di x rispetto al tempo al quadrato uguale a una forza. E sta forza è di tipo di richiamo, quindi è negativa ed è proporzionale allo spostamento, è qualcosa di meno, una costante per lo spostamento. Allora, in tutti i casi si può scrivere l'equazione in questa maniera: derivata seconda di x rispetto al tempo al quadrato uguale meno omega 0 quadro x, dove uno ha già preso la soluzione finale, cioè uno si è risolto il problema, poi torna indietro con la soluzione, che è di tipo x uguale una certa ampiezza di partenza per il coseno o il seno, come preferite, di omega 0 t. Perché ci metto uno 0 accanto a questa omega per complicare le cose? No, perché qui in questi problemi avrò bisogno di due frequenze, quella propria con cui oscilla il sistema se lo lasciate in pace e quella della forzante esterna. Ricordate, qui mi interessa la risposta ad un sistema in presenza di una forzante esterna. In situazioni dove queste risposte sono lineari e possono venire descritte da un coefficiente costante che chiamiamo impedenza. Allora, quindi tutte le equazioni, sia questa, vengono descritte da un'equazione di questo tipo, dove nel caso del pendolo avete che omega 0 quadro è uguale a g su l, l è la lunghezza, g è la gravità. Nel caso di questo qui, omega 0 quadro è uguale alla costante elastica sulla massa di questo oggetto che oscilla. Chiaramente abbiamo anche dei sistemi elettrici oscillanti dove bisognerà esprimere omega 0 in termini dell'induttanza, capacità, queste robe qui. Allora adesso questa equazione descrive un sistema che se gli date un pendolo, gli date una botta in interno, questo continua a oscillare perché questa è la funzione qui che è la corretta soluzione di questo, oscilla in interno. Noi sappiamo benissimo che un sistema vero non sarà un'oscillazione eterna, ma vedrà oscillazioni che pian piano, pian piano, pian piano, questa sarà la scena che si vede. Però questa non è la soluzione di questa equazione, quindi bisogna migliorarla un pochetto. Per migliorarla mi faccio spazio. Intanto la riscriviamo in termini di forza, perché così sappiamo che ci stiamo aggiungendo delle forze. Quindi meno m omega 0 quadro per lo spostamento. Allora questa è la forza propria del sistema, quella che viene chiamata la forza di richiamo, quella appunto che potrei scrivere, se ho questo qui con la molla la potrei scrivere k per x, meno k per x, va bene? Nel caso del pendolo, c'è la gravità, c'è la lunghezza, insomma, c'era un momento, più precisamente questo sarà un angolo. Ora, se ragioniamo con questo, non sono momenti angoli, ma sono forze e spostamenti, quindi questo è più semplice, diciamo questo qui è il più semplice di tutti. Allora,
Adesso cos'è che lo fa fermare? Qualche tipo di attrito. Ora gli attriti sono di due tipi, quelli costanti, che non è questa la situazione che ci interessa. La situazione più semplice, paradossalmente, è quella dove avete una forza d'attrito, è la più comune, proporzionale alla velocità. E questo è normale, cioè, allora, l'attrito, come si studia nei test di fisica 1, è un caso tutto sommato, è solo lo sfregamento tra superfici scabre. Ma normalmente quello che succede, per esempio, per un oggetto che avanza in aria, è che la forza che vi si oppone, questa forza, scusate, la metto qui, è qualcosa che cresce con la velocità. Adesso può crescere così, può crescere così, caso più semplice, questa è la velocità, caso più semplice di tutto è quello lineare. Per esempio, se state andando con un motorino, una moto, e la resistenza che l'aria oppone al vostro passaggio è lineare con la vostra velocità, doppia forza che si oppone al vostro avanzare. E se siete in un liquido non è esattamente lineare, è una potenza leggermente diversa, ma insomma adesso noi consideriamo, per prenderne una, consideriamo questa, quindi qui ci mettiamo meno beta x punto. Oh, e poi quello che ci serve, cioè la forzante esterna, la cosa a cui più teniamo, diciamo. E più una certa ampiezza, diciamo, e me la scrivo direttamente complessa, e la i omega t. Allora, aspettate che cancello quello che c'è nei paraggi che impiccia. Ok. E questo ovviamente è l'oggetto a cui più teniamo. E c'è una forza, stavolta non c'è lo zero, che è, vabbè, io sito in termini complessi, sarebbe coseno di omega t. Ci mettiamo pure la parte immaginaria, perché con i numeri immaginari l'equazione, questa equazione, per quanto sia complicata, si risolve più velocemente. Domanda: perché ci ho voluto mettere la dissipazione, una forza dissipativa? Perché a me interessa la soluzione. Ricordate, l'impedenza è quella che mi interessa, il regime stazionario. Se non c'è una forza dissipativa, il regime stazionario non lo raggiungi mai. Sostanzialmente quello che succede, voi spingete un'altalena, spingete, 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 fate la massima forza che potete. All'inizio questa comincia a muoversi sempre più ampia, poi si arriva a un equilibrio, perché l'energia che voi pompate in una spinta è uguale all'energia che in una oscillazione, quindi a che l'altalena torna da voi, viene consumata da tutti i vari attriti, resistenze, eccetera, di questo coso. Quindi a quel punto siete in regime stazionario, però capite che se qui non ci fossero gli attriti e tutte le cose, voi con ogni vostra spinta aggiungerebbe energia, perché di per sé il moto dell'altalena non diminuisce l'energia dell'oggetto oscillante, della persona che sta oscillando. Quindi ogni vostra spinta aumenterebbe l'ampiezza di oscillazione finché questo comincia a fare giri indietro. Se invece si raggiunge un equilibrio, presumibilmente molto prima, è perché in realtà state facendo una fatica bestia ad aumentare ulteriormente l'ampiezza di oscillazione, perché ogni oscillazione più diventa ampia e più sta consumando energia, però sono le forze dissipative che ho riassunto qui in una sola quelle che consumano questa energia, quindi queste consentono di raggiungere il regime stazionario. Come si fa, visto che è un ottimo esercizio per i fasori sta roba, come si fa a usare i fasori per arrivare velocemente a una soluzione di questa equazione? Dunque, questa è un'equazione differenziale, c'è la derivata seconda rispetto a x, questa l'ho scritta col punto, ma insomma la derivata prima, c'è la x e addirittura c'è un termine non omogeneo, quindi un termine che non dipende da x, quindi questa è un'equazione non omogenea alle derivate, dell'equazione differenziale, insomma. Le equazioni differenziali sono sempre roba rognosa. Ecco, con gli esponenziali complessi questa si trasforma in 5 minuti in un'equazione algebrica. Che differenza c'è tra equazione differenziale a quella algebrica? Quella algebrica è il classico sistema con le x e le y che fate anche al liceo, dove non ci sono le derivate. Come si fa? Si scrive x uguale x con 0 e alla i omega t. La derivata, x punto, è uguale, niente, i omega è per x con 0 e alla i omega t, ossia i omega per x. E la derivata seconda è lo stesso scherzo,
è uguale a i omega al quadrato, sempre per x. Ogni volta che faccio una derivata tiro fuori un i omega da questo, ma lascio il resto inalterato. Questa è una delle proprietà più importanti dei fasori. Quando ho fatto l'introduzione ai fasori non ne ho parlato, ho aspettato che capitasse l'occasione di usarla. Quindi ogni volta che ho un'equazione differenziale e sa già che deve andare a cercare una funzione oscillante sinusoidale, bene, se la usa i fasori, usa, che permettono di sostituire, vedete che allora io vado a sostituire qui dentro una roba proporzionale a x, eppure qui vado a mettere una roba proporzionale a x, quindi mi spariscono le derivate, rimane soltanto x che moltiplica tutto. Per cui in pratica io quando sostituisco lì dentro mi trovo un'equazione che omega 0 quadro per x, adesso ho portato questo da una parte e tutti gli altri termini porto dall'altra, allora scusate, allora questo viene da derivata seconda di x da m per la derivata seconda di x rispetto al tempo al quadrato. Vi ricordate che questo è uguale a i omega al quadrato per x, questa derivata, e quindi meno omega quadro per x. Però questo non è omega 0, ecco l'unica cosa che non tornava. Sì. E che trovo un occhio qui e un occhio alla dispensa, dove c'ho i passaggi, cerco di mantenere conformità, e ogni tanto ci metto qualche cosa che non va. Ah no, questo è corretto con la dispensa. Allora, quindi qui avete questo che viene dalla derivata seconda, poi avete il pezzo che già c'era, uguale meno m omega 0 quadro x, e già capite che questi li vado a mettere assieme, mi viene fuori una differenza tra omega quadro e omega 0 quadro. Poi ho un pezzo che rimane immaginario, è l'unico pezzo immaginario esplicitamente beta x, qui se vi ricordate c'era la forza meno beta x punto, meno beta è un coefficiente per la velocità. E poi c'è la forzante esterna che è più, sarebbe stato f0, era, adesso vedo che sulla dispensa la chiamo f e alla i omega t, quindi la chiamo f e alla i omega t, senza lo 0, vabbè, quindi f. E alla i omega t a sto punto è presente in tutti, moltiplica tutti i pezzi e quindi lo semplifico. Cioè tutti questi pezzi qui sarebbero... No, scusate, allora capisco il passaggio che sto facendo, allora scusate, allora no. Allora, ognuno di questi a questo punto dunque x me lo scrivo come x con 0 e alla i omega t, f me lo scrivo come f con 0 e alla i omega t. Facendo questa, mettendo questa scrittura, ovviamente io sto assumendo il regime stazionario. Vi ricordate quello che ho detto nel precedente filmato? Ossia, dopo un po' si raggiunge l'impedenza e la risposta del sistema in regime stazionario, e dopo un po' di solito si raggiunge un regime stazionario. Quindi siamo arrivati al regime stazionario di questo tipo. Quindi adesso io vado a sostituire qua dentro x e qua vado a sostituire questa roba. Chiaramente siccome tutti hanno e alla i omega t, e alla i omega t mi si cancella, a questo punto mi compaiono le quantità con gli zeri. Ok, questo mi torna.